Eccoci finalmente tornati in questo nuovissimo video di questa bellissima quarantena che non è per niente bellissima dopo tanto tempo, perché ho avuto un po' di roba da fare a casa, tra sistemare lo studio che tra parentesi ho finito e poi la scuola che non ho avuto molto tempo. Tra l'altro devo far uscire tra un paio di giorni il secondo video nella seconda parte del racconto della BMW, mentre oggi ci dedicheremo a fare una cosa molto più, diciamo, impegnativa, perché la Mini, ormai come voi sapete, se la faccio vedere, è molto molto sporca. È molto molto sporca, adesso la faccio vedere bene. L'ultima volta che l'ho lavata è stata un po' di mesi fa, quando praticamente l'abbiamo comprata, ma adesso posso garantirvi che, insomma, fa parecchio schifo, considerando che il colore originale è un bianco. Non è un bianco perla, però diciamo che è bianca adesso, proprio. Tra l'altro, questo qua neanche il colore originale, proprio è sotto. C'è un chilo di sporco sopra. Facciamo una bella pulizia come si deve. Faccio giusto capire il vetro, insomma i cerchi che dovevano essere lucidi un tempo, ma no. E niente, allora, inizieremo a fare un lavoro con un primo risciacquo con l'idropulitore per togliere lo sporco. Passaggio successivo, passiamo la spugna con dello shampoo per auto apposito. Terzo passaggio ormai, ritogliamo, diciamo, lo sporco, vediamo dov'è quello più insidioso, proprio che non si spoglie mai. E come ultimo passaggio useremo questo pezzo, qualora dovesse esserci problemi e veramente non si toglie, che però collegheremo direttamente alla pompa perché quella lancia non è la sua e quindi non si può attaccare. Successivamente passeremo intanto il prodotto per i cerchi per pulirli e poi infine il nero gomme. Controlliamo il tutto e dove ci dovessero essere graffi passiamo il polish per pulire. Ovviamente in questo passaggio puliremo anche tutta quella parte lì, il vano motore che non è molto sporco e ovviamente i battitacco. Poi uno di questi giorni puliamo completamente tutti gli interni perché sono, diciamo, di un altro colore ormai. E niente, questi saranno i passaggi di oggi. E niente, adesso inizio con i passaggi, monto tutto e ci vediamo appena ho la roba pronta. Facciamo l'ultimo controllo per vedere i livelli di sporco. Giusto per farvi capire. È di un altro colore. A parte che sporca la griglia, tra l'altro. Allora, ho preparato il tutto, ho attaccato l'idropulitore, ho preso la pompa. Ho pulito la lancia con lo spipicchio, non mi ricordo come si chiama. Adesso metto l'acqua lì, preparo il sapone e inizio a pulire il tutto. Pulire, mi ho dimenticato un dettaglio importante. Passiamo con la lancia a circa 20 cm, un po' di più, perché veramente lo sporco ci sono già passato e non sta ancora andando via praticamente. Quindi adesso passiamo dall'alto verso il basso, quindi puliamo tutto il tettuccio, passiamo piano piano i vetri, giù alla carrozzeria, cerchi e per ultimo i paraurti. Passaggio numero 1 finito. Salute! Ma dico io! Ok.
Abbiamo finito il primo passaggio, ma siamo a punta capo perché c'è ancora una quantità di sporco proponibile. Quindi ora tocca la parte più difficile. Olio di gomito e si va di spugna. Ovviamente ho messo un po' di sapone perché qua ce ne sarà un bel po' di lavoro. E ho l'impressione che dopo dovrò veramente usare quel pezzo, perché qua siamo a livelli belli difficili. Salve, faccio vedere un po' il tutto. Lo sporco, come vedete, sul bianco è un casino da far andare via. Non posso neanche usare il pezzo del sapone perché sarebbe inutile in questo caso. Però diciamo che come inizio può andare. Il paraurti, quello ho messo peggio, guardate che martello. Diciamo piuttosto. Ci vediamo al prossimo passaggio. Ok, e dopo tante aree geologiche dopo ho finito di insaponare. Adesso devo pulire tutto, devo togliere tutto lo sporco. Ho fatto anche i cerchi, ho distrutto un paio di spugne. Non penso che ci vorrà la seconda mano. Io intanto mi sono conciato in condizioni pessime. E niente, ma comunque l'aspetto, diciamo che è già migliorato parecchio. Vediamo un po'. E beh, sì, dai. Adesso procedo col risciacquo, sempre dall'alto verso il basso. E come ultima parte i cerchi. Ci vediamo però finito. Allora, ho finito anche di sciacquarla, ma siamo sempre punta a capo. Il problema della mini è sempre questo, che essendo bianca rimane comunque un alone di sporco. Quindi adesso direi di fare la seconda mano, ma devo pensare se farla o col pezzo, con quel pezzo lì, oppure di nuovo a mano. Però devo cambiare l'acqua perché quella lì ormai, come vedete, è diventata nera. Adesso vedo un po' come fare, vedo come organizzarmi e ci sentiamo tra un pochettino. Comunque, vogliamo vedere già il risultato adesso. È sempre meglio di prima, ma non è per niente pulitissimo. E nel frattempo lì la macchina viene parcheggiata all'ombra. Ok, alla fine ho fatto il passaggio anche con quello, che per capirsi dentro ha delle lamelle e quindi fa girare, diciamo, vorticosamente questa parte. Vedete dentro? Ci sono delle lamelle che girano, l'acqua arriva. E come funzionamento della turbina? E questo qua gira potentemente per pulire. Allora, ho pulito grazie a quella cosa tutta la parte bassa, ho tolto finalmente tutti gli insetti che c'erano sull'anteriore e tutto lo sporco, diciamo. Adesso tocca la parte dell'asciugatura. Allora, vi spiego come la asciughiamo. Allora, usiamo panno in microfibra giallo, che è questo qua, quello più, che lo casserebbe di più, per togliere le parti di sporco, per togliere le parti più bagnate, per asciugare le parti più bagnate. Quindi partiamo tetto, vetri e carrozzeria un pochettino. Poi usiamo questo panno specifico per asciugare bene i vetri, che è comunque questi microfibra. Successivamente usiamo questo qua di riserva, ma
diciamo che lascia un po' di sporco per asciugare le parti un po' più ardue, tipo all'interno della maniglia oppure sotto lo spoilerino. E poi l'ultimo pan, il caduto, quello in daino, che è l'ultimo che useremo per asciugare i paraurti o comunque le parti di plastica. Adesso procedo con l'asciugatura e ci vediamo appena finito. E dopo 1/2 ore di pulizia ci siamo riusciti. La mini è pronta. Perfetta. Alla fine abbiamo fatto 2 mani di sapone, doppia di lancia, e abbiamo pulito i cerchi, nero gomme, prodotto per i cerchi. E direi che è perfetto. Andiamo a controllare i punti di prima. Perfetto. Perfetto pure l'anteriore, il musetto, ed è niente, perfetto. E lì c'è la BMW che mi sa che dopo gli diamo una sciacquatina. Scusate la mia condizione attuale, ma i miei capelli sono indecenti, quindi vediamo, i parrucchieri sono ancora chiusi, quindi niente, spero che questo video di oggi vi sia piaciuto, non vi sia stato di vostro gradimento. E niente, ci vediamo in uno di questi giorni con un prossimo video di questa bellissima quarantena, che non è più niente bellissimo. E niente, grazie di essere arrivati fino a questo punto. E da me, la Mini e la BMW è tutto. Ciao ciao.